Ciao ragazzi, qui è del 38, spero di filmare e registrare perché siamo qui su The Isle. Dimmi che sto registrando perché devo vedere se sto registrando, perché a volte succede, sì, sto registrando, ok. No, perché a volte mi fa il furbacchione e mi sembra che lo sta registrando su desktop, te pareva. Vabbè, eccolo qui. Allora, perché non vedevo l'immagine. Ah, ho scaricato pure Pubblico Comando. Sì. Sì, sto scaricando un po' di cose. Allora, siamo su The Isle e siamo con la qualità a palla, al massimo a potenza. Oh, eccoci qua. Vedete come è diverso l'animazione, il movimento e tutto. C'è movimento. Guardate tutti i dettagli texture del gioco. Oh, finalmente posso vedere al meglio questo bel gioco di The Isle. Possiamo andare pure verso il mare, così vediamo un po' com'è la spiaggia. Anche se vedo una barriera elettrificata magnetica, quindi qualcosa mi dice che me l'avete messo per non andare al di fuori del mare. Cioè, proprio verso il mare credo non si può poi andare praticamente, sono sicuro a sto punto, però controlliamo di passione. Dobbiamo vedere ancora un po' l'ambiente. Sapete che mi hanno fatto spottare una zona effettivamente tutta nuova. Buon per me. Ah, le impronte ci stanno, ok. Oh, che bello. Non è che ci sta una creatura marina qua sotto e mi magna, vero? Sono troppo piccolo, vorrei crescere. Ah, bellissimo, guarda. Sì, però non c'è nessuna cosa qui. L'acqua non la posso bere perché mi può far male. Però potrei nuotare, giusto? Cioè, bello che c'è la possibilità, però non c'è più altro, insomma, ok. Bello però l'animazione. Però devono ancora fare un sacco di lavoro. Intanto guarda com'è bello il paesaggio. Oggi facciamo tema dinosauri. Quindi dopo questo faremo. Scusa, c'è Saurian e poi c'è Jurassic World. Tanta bella roba, raga. Tanta bella roba. Beh, ci voleva una bella perlustrazione con questo gioco, con la nuova, con qui aggiornamento della scheda video. Ci voleva, perché comunque questo scheda video, sto gioco comunque chiede un sacco di dettagli comunque, se vuoi fare veramente dei bei video. Peccato che, ripeto, devono mettere l'IA, devono mettere, maledizione, l'IA devono mettere, ok che mi state facendo tutte queste belle cose. Vedete com'è stato riaccurato, guarda com'è bello il mare. È stato rifatto in maniera un po' più decente adesso. Vedete com'è bello, più o meno, cioè, è bello che c'è l'effetto dell'acqua. Però, dai, c'è posta. Ecco, dovrebbe mettere un IA acquatico, come hanno fatto sia su Saurian, e sia su, appunto, scaricato Saurian, e sia su, come hanno fatto con quell'altro gioco che non lo scarico, perché devono aggiornarlo un po', onestamente. Ah sì, pure Star Wars Old Republic, raga, Republic Command, Old Republic, raga, ci sono dei bei giochi che voglio portare. Sì, state a vedere tutti i modi download. Vediamo un po' qui. Molti non ci stanno a giocare qui perché giustamente ci sono pochi aggiornamenti. Però questo è un aggiornamento alla fine. Quindi consiglio di aspettare delle novità, insomma, no? Il prossimo dinosauro che vogliono mettere, a quello che ho capito, è lo stegosauro. Che hanno fatto un'animazione come si corica a terra e si sporca, insomma. Piuttosto... Non lo posso fare qua, no? No, peccato, ci speravo.
Comunque il paesaggio è bello. Perché ci sta una pianta lì in acqua? Perché ci sono più di due piante? Effettivamente, perché sta poi là? Quello non è che la mangio, vero? No, infatti non la posso mangiare. Ci dovrebbe uscire palline di verdi o rosse. La rossa è per le carcasse, però essendo che non ci sono giocatori qui, non avremo l'onore di vedere. Però possiamo avere l'onore di vedere, di sentire l'odore di cibo. Comunque tutto bello accurato e elaborato, eh. Comunque vogliono mettere il cuccio dello stegosauro a sto punto. Mettono il cuccio dello stegosauro così quando cresce diventa grosso e si sporca e tutto, figo. Almeno come prossimo dinosauro ci può pure stare, dai. La mia domanda più che altro sarà il prossimo ancora, il carnivoro. Io consiglio l'allosauro a sto punto. Perché l'allosauro hanno già i cuccioli, devono fare le nuove animazioni, qualche rendering migliorato, qualche texture e cose varie, e il gioco è fatto. È troppo bello con questo dinosauro. Cugino, un parente dell'Iguanodonte, della famiglia Iguanodonte. Io lo chiamo Inguanodonte, 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 aspetta, Inguanodonte, aspetta, non mi ricordo come si scrive. Sì, che a volte sbaglio, perché avevo sbagliato una volta anche a scrivere il suo vero nome, quindi. Non mi ricordo se era Inguanodonte, Inguanodonte, dove era l'errore di nome, insomma. E ora di entrare, vediamo un po'. Comunque siamo sempre nelle isole, cioè hanno deciso di fare queste cose delle isole. Intanto stiamo correndo, correndo, correndo. Qua non finiremo più di correre. Però è un peccato che non c'è l'IA, raga. È una cosa che rovina questi giochi. Perché, ok, che ci possono stare magari i giocatori. Sì, è bellissimo che ci sta nel testing. Sopra ci sta gli FPS, vedete? I regolamenti. E poi c'è il ping 67, vedete? Questo dimostra quanto di ping e di resistenza per il gioco. Oh, raga, è tutto epico a me, è tutto epico. Quindi la grafica è a palla, eh. Sì, però io voglio trovare un po' di cibo. Cibo e lago. Cibo e acqua. Forse l'ho trovato senza. Ok, no. Ma il colore dell'erba dove devi mangiare è leggermente più chiara degli altri, eh. La puoi individuare anche un po' da lontano, se no appunto annusa per capire dove è il nord, il sud-est e ovest, e annusa per trovare il cibo, la pianta dove puoi mangiare la frutta. O brucare, perché potresti anche brucare, ma credo che l'hanno tolto a lui, non so perché. Nei prossimi aggiornamenti faranno qualcosa, sicuro. Guarda, mi metto così, voglio arrivare in alto in alto. Oh, guarda che bello. No, comunque è un bel paesaggio. Comunque l'isola si chiama l'isola Spino, comunque se lo volete sapere. Si chiama l'isola Spino. E non so il perché. Forse per quella montagna lì, può essere, boh. Comunque io mi trovo tutta dall'altra parte della mappa dove spesso sono stato. Quindi la mappa non è così grandissima effettivamente. Quindi 100-200 giocatori vanno più che bene, però devono essere sostituiti dall'IA. O aggiungono l'IA e mettono 100 giocatori. O 200 giocatori, quindi pochi server dedicati per, che ne so, uno per l'Europa, uno per l'America, uno per il Canada, uno per il Giappone, uno per la. Quel che voglia! Buonanotte. Odio quando lo sbadiglio all'improvviso mentre parlo, che è la cosa più brutta di questa cosa, di questo, quando mentre si gioca. È lo sbadigliare sul momento. Però ci sono tante variazioni di piante, questa è una cosa figa. Soprattutto piante alte, questo potrebbe aiutare per i sauropodi che metteranno. Spero. Spero!
Vediamo un po'. Sì, però io devo trovare del cibo adesso. Vabbè, a parte che da lì è ancora spiaggia, quindi vuol dire che io mi trovo proprio completamente tutta un'altra zona, perché se vado per di là, che se non sbaglio là è già il sud, dovrebbe essere il nord, infatti lo scoglio è del nord e il sud è là, quindi questo è est e poi c'è l'ovest. Vabbè. Dovremmo andare non verso il nord, un po' nel centro, perché dobbiamo trovare del cibo e vorrei camminare e trovare anche delle dei lago dove bere. No, così possiamo anche vedere, sto facendo rivedere la mappa in maniera più decente, perché non abbiamo visto bene 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 la mappa, con la qualità un po' bassa l'ha un po' rovinato, quindi non vedevamo in maniera accurata la mappa, in un certo senso è la verità. L'unica cosa, ecco, i predatori, quando tu giochi come predatore, che tutti vorrebbero farlo facilmente, si mette lì a... Ho visto una cosa strana, ok. Poi è un peccato che non ci sono i giocatori, gli sviluppatori a testare le mappe, perché c'è un po' da testare, insomma. Cioè, in realtà lo fanno come lavori privati, in maniera riservata, hanno i loro server e testano, e poi dopo, quando va tutto bene, riprovano in maniera per tutti, no? Poi li mettono in maniera predefinito per tutti i server, così la gente vede gli aggiornamenti in maniera diretta, come i pesci, magari le carcasse, o comunque cose che comunque possono facilitare il gaming, raga. Ci vuole. Ah, quanti riflessi di luce, troppo bello sta cosa. E ancora mi regge benissimo la scheda video, vabbè sì. È inutile dire, ma la scheda video regge tranquillamente tutti questi dettagli. Madonna che piantone. Ok, non è cibo per me. Madonna che scoglione. Oggi ci ridedichiamo più all'estetica dei paesaggi del luogo, perché comunque è fatto veramente bene. Sì, a vederlo così, sì. Realizza effettivamente che oltre che la mappa è bella grandicella, ci sono molti dettagli che magari prima non li potevo vedere, neanche a Foscaia. A Foscaia era un po' limitata, quindi io non vedo neanche tutto. Allora, so dove sono, più o meno. Però io vorrei anche... Non ci credo, l'ho superato. Vedete come si vede bene il colore verde adesso? Almeno. E non l'ho visto, dov'è? No, non dirmi che era quello lì che ho superato involontariamente. No, infatti è più... Wow, l'ho superato e non l'ho visto. Ah, c'è proprio l'immagine, eccola, guarda, guarda. Si vede anche in lontananza il cespuglio verde puntato, per dire, guarda che stava... Cioè, praticamente l'ho superato involontariamente. È strano che non l'ho visto. Ho finito la stamina, grazie al cavo. A correre, a correre, a correre, non mi sorprende. La cosa più triste che io avevo fatto crescere. Fammi vedere, sempre dritto? Eccolo qua, vedete com'è bel verde che è? Oh, mangia. Bellissimo, mi sono messo. Beh, almeno mangio. Il problema è l'acqua.
Bene, mo che ho trovato questo per il momento, devo trovare l'acqua. E l'acqua io so dov'è. Solo che io mo mi consiglio di riposarmi un attimo, quindi mi siedo. Provocazione. Ok. Bene, possiamo avviarci. Bello che abbiamo fatto un bel verso potiente, potiente. Però dobbiamo andare a cercare per Bermo. Ci beviamo un po' di acqua e stacchiamo il gameplay. Era giusto per testare anche la scheda video anche con questo gioco. Sì, perché alla fin fine io sto testando, ve l'ho detto, no? Anche se tolgo un attimo questo aggiornamento, anzi forse lo lascio e quindi di AIL lo userò quando usciranno degli aggiornamenti ignoranti e interessanti, no? Ovviamente. È sempre un survival, raga, ricordatevelo. È un simulatore di vita di dinosauri, però. Ecco, l'acqua posso trovarla sia da quella parte, però se non sbaglio ci sta anche là. Là c'è il lago proprio. Il fiume, non il lago, il fiume. Quindi andiamo verso il fiume. Se non erro, perché non voglio sbagliare, ma mi sembra proprio di sì. Quindi da questa parte dovremmo trovare l'acqua. Intanto voglio vedere se in zona c'è altra erba da mangiare. Credo di sì comunque, perché comunque le mappe sono sempre le stesse. Peccato che la gente ci gioca poco, perché tutti sono rinfognati con la versione normale, insomma, no? Uno direbbe, beh sì, allora, beh, quella normale ci sono tanti dinosauri. Mappe classiche, vecchie, però dinosauri, tanti dinosauri. Ed è un passatempo, insomma, un modo per distrarsi. Comunque, fra poco arriviamo all'acqua, eh. Così la beviamo e stacchiamo qui. Madonna, quante mappe che sto facendo con tutti questi dinosauri, che poi io mi scordo i nomi, no? Vabbè, però è stato un bene ricongiurare a cavo, perché abbiamo praticamente rivisto, come si dice, abbiamo rivisto una zona nuova dell'isola. E io a breve dovrei arrivare all'acqua. Fatemi vedere, dovrei essere vicinissimo in realtà. Ok, il cibo sta là. Però a me serve l'acqua, l'acqua è un po' più lontana. È da queste parti qua, verso tra il nord e il sud, quindi verso direzione ovest, se non sbaglio. Anzi no, est ovest, sì, ovest. Ovest, est, vabbè. Non mi ricordo. Sono bravo a ricordare le cose io, eh. Però stiamo da queste parti perché mi ricordo che comunque dovevamo andare verso. Stiamo andando nella direzione un po' giusta. Perché dobbiamo mantenere a sinistra, alla nostra sinistra, quella monte, quello scoglio, chiamiamola così. E dall'altra parte il monte Spinosauro, chiamiamolo anche in quest'altro modo. Oh, raga, non vedo più nulla. Ecco. Togliete i fogliame. Oh, sì, ok. Per sicurezza, sicurezza. Bellissimo, qua non c'è più niente. Bellissimo, eh sì, perché l'acqua e il cibo sono un po' comunque lontanini fra di loro, bastardi, li hanno fatti lontani. Così tu hai l'obbligo di spostarti, no? Ma più che giusto, in un certo senso. Se no era troppo facile mangiare, bere, mangiare e bere, un erbivoro praticamente ci campa per tutta la giornata.
cioè ci campa per giorni. Invece no, tu devi bere, poi ti devi spostare per mangiare, poi ti devi spostare per andare a bere. Oh, finalmente siamo al percorso. Ecco, vedete? Madonna, mi sono spaventato. Oh, che bello, siamo quasi arrivati all'acqua. Sì, perché quello è il corridoio, il percorso, quello è un percorso principale. Se tu sai dove sei adesso, il percorso principale ti aiuta a dove andare a trovare l'acqua, però in questo caso possiamo anche tagliare perché so io dove trovare l'acqua e mo ci perdiamo. Guarda. Andiamo nelle frasche. Luogo molto pericoloso per gli erbivori e cuccioli soprattutto, che i carnivori girano proprio in queste zone. Sì, dovete sapere che i predatori, in buona parte dei casi, di tutti i tipi, da quelli grandi, piccoli, medi, più che altro medi grandi, loro si trovavano particolarmente, specialmente si trovavano nelle foreste o comunque dentro la boscaglia. E belli e buoni loro. Infatti vedete dov'è qualcosa, è troppo là, noi dovremmo andare dove c'è l'acqua, che l'acqua dovrebbe essere, l'acqua in realtà deve starci, eccola, vedete dove stava l'acqua. Ah, mizzica, l'acqua è due passi praticamente. Buono, meglio così. Allora, dicevamo sì, che praticamente, vedete tutta sta pianura, immaginate gli erbivori che brucano. I carnivori si trovano qui dentro, perché giustamente mica sono scemi che si mettono fuori a farsi vedere, del tipo, eccoci, siamo qui, adesso aspettiamo che tu arrivi e noi ti mangiamo, capito? Davvero un peccato. Questa è una bella zona, sembra molto la palu la foresta amazzonica. Bevo a rischio proprio comunque. Madonna, avevo tanta sete. Comunque, stavo qui, quindi i predatori, i carnivori, buona parte stavano nelle foreste, aspettavano che arrivavano le loro prede. Poi aspettavano il momento giusto, se si avvicinava un po' troppo alla foresta, quindi loro stavano sempre buona parte fermi ad aspettare l'occasione migliore. Bene. Bello, poi sta pure fermo, bene. Mo' vediamo una cosa, vediamo se funziona. Dai, coricati. Questo è per togliersi l'odore, raga, eh. È una genialata sta cosa dell'odore. E poi si pulisce subito. Se tengo premuto, però, oltre che si sporca, che è qualcosa di fantastico, rimane a terra così o ti alzi? Ah, ti alzi. Va bene, raga, mi siedo. E abbiamo finito anche con questo bel gioco. Ah, vedete? Oh mio Dio, non mi pulisco, sono sporco proprio così. Questa è una bella cosa, non ti fai notare effettivamente. Ah, ecco, mo stai ritornando un po' normale. No, quasi normale. Che figata però. Rimane sporco. Rimane sporco, così nasconde l'odore seduto bello bello qua, capito? Quanto è figo sta cosa, non si fa sentire dall'odore. In teoria questo è il fango, serve per questo. È per pulirsi, in teoria, e togliere gli insetti, i batteri addosso, come fanno gli elefanti. Bene, raga, io qui vi saluto. Mo si alza e vi faccio vedere, poi ritorna quasi normale. Eccoci qua. Guarda come siamo fighissimi, siamo ritornati al colore nostro quasi. Anzi, ci facciamo un bel bagno. Oh, ecco qua. Siamo ritornati col nostro colore. Oh. Bene, raga, io qui vi saluto, qui del 38, passo e chiudo.